Cari fratelli e sorelle, oggi esploriamo la profondità del nostro animo e della nostra fede, e lo faremo analizzando alcuni degli episodi più scioccanti della vita di Gesù raccontati nei Vangeli. Episodi che sono sicuro illumineranno di nuovi significati le esperienze quotidiane di tutti noi. Alcuni comportamenti e azioni di Gesù hanno non solo scandalizzato gli uomini del tempo, ma ancora oggi testimoniano il suo straordinario messaggio rivoluzionario, creando delle perplessità in chi non coglie la profondità del suo messaggio. Il Vangelo racconta il pianto di Gesù avvenuto in diverse occasioni. Un pianto che scandalizza e disorienta. Ma come può piangere il Figlio di Dio? È anche vero che nella tradizione cristiana non è raro imbattersi in mistici che raccontano di aver avuto visioni di Gesù in lacrime. Santa Teresa d'Avila, nel Libro della Vita, scrive: «Stavo pregando in una cappella quando vidi Nostro Signore davanti a me in una forma molto bella. Era pieno di piaghe e il suo viso era bagnato di lacrime. Mi disse: figlia mia, vedi come mi trattano gli uomini? Per questo piango». E questa non è stata l'unica volta. In un'altra occasione scrive: «Una volta, mentre ero in preghiera, vidi Nostro Signore piangere per i peccati del mondo. Le sue lacrime erano così abbondanti che mi bagnarono tutta. Mi disse: figlia mia, vedi come piango per i peccati del mondo? Se gli uomini sapessero quanto mi offendono, non peccherebbero più». Anche Faustina Kowalska racconta degli avvenimenti simili. «Vidi Gesù che piangeva amaramente. Mi disse: figlia mia, prega per i peccatori, perché mi straziano il cuore». Il pianto che le due mistiche raccontano è un pianto che ha delle motivazioni diverse rispetto a quello che leggiamo nei Vangeli. In queste visioni Gesù piange per i peccati degli uomini. Le sue lacrime sono una testimonianza della sua misericordia. Mostrano come non resta indifferente di fronte ai mali del mondo, di fronte al nostro continuo peccare e errare. Il pianto di Gesù nei Vangeli è di natura profondamente diverso. Il pianto di Gesù per Gerusalemme è uno degli episodi più toccanti e significativi del Nuovo Testamento, che offre un'illuminante prospettiva sul cuore di Cristo e la sua profonda compassione per l'umanità. Questo evento è narrato nel Vangelo secondo Luca. Mentre si avvicina a Gerusalemme, Gesù si ferma per contemplare la città e, vedendola, piange su di essa. Esprime il suo dolore per la sorte che attende Gerusalemme, a causa del suo rifiuto del messaggio di pace e redenzione che egli è venuto ad offrire. La scena è ricca di significato teologico e umano. Gesù, con le lacrime agli occhi, proclama: «Se tu avessi compreso in questo giorno ciò che può portarti pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Il suo pianto rivela la tristezza per la cecità spirituale di Gerusalemme, che non riconosce nel suo visitatore il Messia promesso, la fonte stessa della pace e della salvezza. La sua lamentela è quella di un Dio che non desidera la distruzione dei suoi figli, ma piange per le scelte che allontanano l'uomo dalla pace e dall'amore che lui offre. In questo episodio, il pianto di Gesù per Gerusalemme assume una dimensione profetica. Prevede le sofferenze che cadranno sulla città a causa della sua intransigenza e del suo rifiuto. Verranno giorni su di te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, ti abbatteranno a terra e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Le sue parole anticipano la distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani, un evento che segnò profondamente la storia del popolo ebraico. In queste pagine del Vangelo, Gesù testimonia la sua essenza divina e la sua visione del futuro. Piange perché conosce le conseguenze delle azioni degli uomini e ne soffre.
Ma leggiamo nel Nuovo Testamento anche di un pianto molto più umano di Gesù, un pianto che riguarda tutti noi. Quante volte di fronte alla scomparsa e alla morte di un nostro caro, colpiti dal profondo dolore siamo scoppiati in lacrime. Ed è quello che accade anche a Gesù, quando di fronte alla salma del suo amico Lazzaro non riesce a trattenere il dolore e le lacrime. Il pianto di Gesù è un pianto umano, forse per alcuni anche troppo. Può il Figlio di Dio piangere? Può Gesù piangere di fronte alla salma di un amico morto? Com'è possibile che il Figlio di Dio, che porta con sé il messaggio salvifico della vita eterna, sia colto da un profondo pianto, osservando l'amico senza vita? Ed è proprio in questo passaggio che sta la grandezza della missione salvifica di Gesù, che fattosi uomo ha condiviso con noi la natura umana, inclusa la capacità di provare dolore, tristezza e compassione. Il suo pianto è una potente testimonianza che Gesù non è distante o disinteressato alle nostre lotte. Piuttosto è profondamente immerso nella nostra esperienza, condividendo le nostre gioie e i nostri dolori. Di fronte alla tomba del suo amico a Betania, circondato dal dolore dei presenti, Gesù è profondamente commosso e piange senza vergogna. Gesù, pur conoscendo la realtà della resurrezione e avendo il potere su vita e morte, è profondamente toccato dal dolore umano. Il suo pianto riflette la sua piena partecipazione alla nostra umanità, con tutte le sue fragilità e le sue sfide. Gesù piange perché, come noi, sente la perdita, la separazione e il dolore che la morte porta. Il suo pianto è un atto di solidarietà, dimostrando che Dio non è un osservatore distante delle nostre sofferenze, ma un partecipante attivo, che condivide i nostri dolori e lavora per trasformarli. Gesù comprende intimamente la gamma delle nostre emozioni e sperimenta con noi la realtà del dolore e della perdita. Il pianto di Gesù insegna che non c'è vergogna nel pianto, che è un'espressione naturale e sana di amore, compassione e umanità. Ma cosa significa tutto questo per noi oggi? Come possono le lacrime di Gesù di 2000 anni fa influenzare le nostre vite nel presente? La risposta giace nella realizzazione che non siamo soli nelle nostre prove. In ogni momento di dolore, in ogni lacrima versata, possiamo trovare conforto nel sapere che Gesù ha condiviso quelle stesse esperienze. Le sue lacrime ricordano che Dio è vicino a noi, specialmente nei momenti di maggiore bisogno, offrendoci speranza, conforto e la promessa di una presenza che non abbandona mai. Il pianto di Gesù chiama a imitarlo nella compassione e nell'amore verso gli altri. Insegna l'importanza di essere presenti con coloro che soffrono, di condividere il loro dolore e di offrire loro il nostro sostegno e il nostro amore. In questo senso, le lacrime di Gesù diventano un modello per come dovremmo vivere le nostre vite, evidenziando il valore dell'empatia, della solidarietà e dell'amore incondizionato. Le lacrime di Gesù offrono una speranza profonda. Poiché ha condiviso la nostra umanità, possiamo essere certi che la nostra sofferenza è conosciuta, che il nostro dolore è compreso e che, attraverso la sua resurrezione, ha promesso a tutti noi una vita che trascende la morte e il dolore. Questa speranza è la luce che illumina i nostri momenti più bui, ricordandoci che, anche nel dolore, non siamo mai soli. Le sue lacrime sono un ponte fra il divino e l'umano, una testimonianza che in ogni momento di difficoltà Dio è con noi, condividendo ogni passo del nostro viaggio e offrendoci la sua presenza consolatrice e trasformatrice. Cari fratelli e sorelle, grazie per aver seguito questo viaggio nelle profondità del Vangelo. Adesso fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video ed entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica tutti noi.